Noi abbiamo avuto, noi abbiamo visto quello che è successo da De Valentino soltanto dall'esterno, cioè abbiamo visto che a un certo punto nel 2015 per quello che è successo tra di voi c'è stata Maretta e poi a un certo punto avete fatto pace. Penso che il momento distensivo è stato Mugello 2018 quando hai vinto tu. Ci puoi dire in retroscena cosa è successo effettivamente tra di voi, come mai si è passati da un estremo all'altro? No, dicono che il tempo tutto lo cura, e in certa forma è così, quando siamo molto caldi, che è successa una cosa che non siamo d'accordo, siamo molto orgogliosi e vediamo, la prospettiva si chiude molto e solo vediamo questo momento, quel successo. Quando il tempo va passando e vai vivendo diverse situazioni, vai continuando con la tua vita, un po' il passato diventa più lontano, già non ti ricordi tanto di quello che è successo e la mente è fredda per analizzare con frealtà, di maniera fredda, la situazione e relativizzare un po' quello che è successo. Sembra che con Marquez, ancora Valentino, non lo ha perdonato, tra virgolette, e invece con me, che era un po' implicato su quella supposta teoria di Valentino, no? Che ci siamo messi d'accordo perché io vinca quel mondiale, non lui. A me sì che, boh, nel suo parere sì che mi è stato perdonato, come deve essere logico, no? Quando due sportivi smettiamo. Personalmente penso che tu il 2015 l'hai vinto meritatamente, perché hai giocato le tue carte giustamente, però appunto tu parlavi di questo, il tuo punto di vista invece su quello che è successo, cioè secondo te, tolto di mezzo il fatto sicuramente non vi siete messi d'accordo, però Secondo secondo me te Valentino Marco ha cosa ha fatto fatto? una grande stagione, quella del 2015, molto regolare, molto costante. Sicuramente non era il più veloce della pista, però sempre ha finito le gare e ha vinto anche delle gare, che è stato superiore in qualche circuito. Però generalmente era un po' più lento di me. Io invece era un po' incostante, anche ha avuto molta sfortuna, molte gare. Quindi alla fine, fino all'ultima gara, non ho stato davanti al mondiale. Però io l'ho detto, secondo me Valentino Marquez erano più amici che io con Marquez Sì, prima dell'incidente con l'Argentina. l'Argentina, no? Dopo si hanno toccato, Marquez ha portato la brutta parte. Secondo Marquez Valentino l'ha fatta apposta, secondo Valentino no. Lì Valentino dopo la gara non è andato sicuramente a parlare con Marquez per vedere come sta, per capire cosa aveva successo, per la sua versione, e quello non l'ha preso bene, e di là sicuramente la relazione ha cambiato, tanto in pista tanto fuori come in pista. Io sono stato beneficiato di quello sicuramente, no? Io ho potuto avere quella fortuna, tra virgolette, che loro erano un po' in confrontazione, ha compensato un po' la sfortuna che avevo avuto con 3 o 4 gare di pioggia la domenica, il casco che si impagnava e cadeva la calotta, e questo tipo di situazioni che mi hanno fatto perdere tanti tanti punti. Quindi alla fine secondo me ha vinto quello più veloce. Non sempre vince il mondiale quello più veloce, però per fortuna, per il mio interesse, alla fine ha vinto il più veloce, che secondo me era io.